del nostro ovviamente tricolore. Beh, penso che la prima che venga nella lista sia la Pellegrini dopo tutto quello che ha fatto. Tuttavia penso che Valentina in questo momento può, insomma, sia la prima scelta in quanto insomma, tre ori olimpici consecutivi, non c'è uno sportivo che possa vantare un palmarès tanto incredibile. 78 gare di Coppa del Mondo vinte, un alieno. Ecco, parlavi della Pellegrini e allora ti chiedo, secondo te l'Italia in quale disciplina, oltre alla scherma, riuscirà a fare buoni risultati? Beh, ogni Olimpiade è una storia a sé, nel senso che ci regala grandissime emozioni, magari qualche delusione in qualche sport che insomma, pensiamo o andiamo abbastanza sicuri di vincere medaglia. La scherma è sicuramente un punto di riferimento e speriamo, come 4 anni fa, che il nuoto, come altri sport di combattimento, ci diano grandi soddisfazioni. Ecco, allora facciamo il punto della situazione. Se dovessi esprimere un desiderio alla prossima Olimpiade, a che cosa punti? Chiaramente adesso come adesso noi siamo 1, 2, 3 del ranking mondiale di ferretto maschile, quindi chi va lì ci va per prendere medaglia. Io spero che possa essere la più bella e colorata di tutti, poi insomma dipende dalla giornata, da tante cose, però si punta a quello chiaramente. Ecco, ti chiedo se tifi ovviamente per qualche squadra, sei tifoso di qualche squadra di calcio. Io sono Juventino. Ah, ecco, allora ci dirai un po' le tue sensazioni rispetto a questo scudetto vinto dalla Juventus, fresco scudetto vinto dalla Juventus. Beh, anche lì è stata una bellissima emozione perché insomma, dopo anni di sofferenze siamo tornati in vetta all'Italia, speriamo anche all'Europa tra qualche anno, però tempo al tempo, io sono l'idea che attraverso il sacrificio, la legalità si possa arrivare a tutto. Ecco, tu sei un classe 89, quindi da poco segui sicuramente la Juventus e sicuramente l'avrai seguita rispetto alla vicenda che l'ha riguardata, quella di Calciopoli del 2006. Allora ti chiedo, si parla tanto di queste tre stelle, ma secondo te le merita la Juventus? Perché, sai, sono campionati che comunque i giocatori hanno disputato, però le regole vanno rispettate. Tu da che parte stai? Beh, io penso che se alla fine la sentenza è stata quella, bisogna accettarla e bisogna a testa bassa ricominciare a vincere senza pensare a queste cose che a mio avviso sono superflue, nel senso che ciò che conta è comunque una vittoria sul campo, come in tutti gli sport. Quindi ritengo che bisognerebbe pensare ad altre cose piuttosto che a queste. E noi ti ringraziamo, Giorgio Avola. Ovviamente ti facciamo in bocca al lupo per la prossima Olimpiade e Crepi, soprattutto ringrazio voi. Grazie grazie per essere stato con noi a Radio Sport 24. a voi, buona serata a tutti. E arrivano le riflessioni di Arisa, Radio Sport 24 con La Notte.